Buongiorno amici, anzi buongiorno, qui ecco sta diventando adesso giorno. Ci troviamo a Puché Marina, oggi sveglia prestissimo, 4:45, perché alle 5:20 ci aspettava fuori dall'hotel il pulmino. Questo perché oggi faremo un'escursione alla famosa isola di James Bond e quindi la partenza è prevista per le 7:30. Noi abbiamo preso come escursione quella della Siam Adventure World, perché tra tutte quante le altre che noi abbiamo visto su Phuket, diciamo che è la migliore perché ti fa fare questa partenza molto anticipata, proprio per evitare di arrivare in concomitanza con tutti quanti gli altri tour e quindi ritrovarti sulle varie spiagge in 7.000 persone. E non dico un dato tanto per dire, perché è veramente così, nel senso che ogni giorno mediamente, ad esempio alle Phi Island, sbarcano 7.000 persone e quindi per evitare di stare tutti insieme ammassati su quell'isola, partiamo un pochino prima per evitare la carica. Detto questo, siamo arrivati qui, il servizio finora è stato ottimo perché il pulmino comunque è un bel pulmino molto grande che ci ha portato qui al punto d'incontro. È prevista anche una colazione, quindi noi adesso ci andiamo a fare questa piccola colazione, rimanendo chiaramente anche leggeri perché stando in barca è meglio evitare di non partire troppo appesantiti, e poi partirà questa giornata all'insegna del mare, dell'avventura e del sole, perché oggi sono previsti 35 gradi. Andiamo. Dopo aver camminato per un 5 minuti sotto quelle grotte, siamo arrivati in questo posto che è qualcosa di surreale veramente, e sembra di stare, non so, in un film di Avatar. Praticamente noi siamo dentro la grotta delle mangrovie, chiamata in questo modo proprio perché dietro a me ci sono gli alberi di mangrovie. Quando qui c'è l'alta marea, praticamente come vedete anche lì nei segni sulla roccia, praticamente l'acqua va a ricoprire tutta quanta la grotta e diventa inaccessibile. Quando chiaramente c'è la bassa marea, lo spettacolo è questo che abbiamo. La cosa che mi ha colpito particolarmente, che adesso vi farò vedere, è che nella parte est di questa grotta, quando c'è la bassa marea, vengono fuori dei piccoli pesci che sono i pesci primordiali, cioè i pesci che hanno dato vita a tutte le specie che sono presenti sull'universo. È stato veramente qualcosa di emozionante. We'll be right back.
ragazzi, siamo appena scesi su un villaggio costruito interamente su delle palafitte, un villaggio musulmano, perché tanti anni fa un gruppo di musulmani ha deciso di scappare dalla Malesia e rifugiarsi in Thailandia, ma i thailandesi, essendo buddisti, non volevano assolutamente nessuna contaminazione con altre religioni, quindi queste persone si trovarono costrette a dover trovarsi un posto dove andare a vivere e decisero di vivere sulle foci dei fiumi. E infatti proprio per questo, questo che abbiamo dietro è un villaggio completamente costruito su palafitta alla foce del fiume, e diciamo che anche qui si vive un po' ai limiti della civiltà. Come vedete, una delle cose che manca principalmente è un sistema di fogne, quindi tutto ciò che viene scaricato va a finire in questo mare che è molto sporco. Praticamente sembra di essere a Ponte Lagolungo di Tolkien. Adesso vediamo un po' dentro com'è. Intanto è pieno di animali e moscerini. Praticamente siamo dentro una nuova foresta di mangrovie, ma non possiamo strillare perché è pieno di volpi volanti, che sono delle specie di pipistrelli e che quindi se sentissero la nostra voce scapperebbero e creerebbero una situazione surreale, quindi è meglio non provare. Ok ragazzi, allora, piccola sosta per mangiare. Devo dire che finora è stata una delle più belle esperienze della mia vita. Adesso ricarichiamo un po' le pile, pranzo al buffet e ci troviamo veramente immersi nel bosco anche qui. Cucina thailandese e andiamo, che io ho tanta fame.
ragazzi, noi vi salutiamo da questo paradiso perché questa è l'ultima tappa del tour. Ripeto, è stato il tour più bello che abbia mai fatto, sia per la quantità di cose viste che per la qualità. È stata un'esperienza dopo l'altra. Consiglio veramente a tutti di farlo, vi lascio in descrizione tutti i link del tour che ha organizzato tutto questo. Il video finisce qui, se vi è piaciuto vi invito a condividere, vi invito a mettere un like, a commentare e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! We'll be right back.